Ragazzi, qui sempre di Skypalla, oggi siamo qui nella seconda parte, tutorial relativo a Chef Factory, il vostro programma per editare clip di gioco in maniera abbastanza elementare e semplice. Oggi voglio far vedere le altre impostazioni, oltre a quelle relative alla musica che già vi ho mostrato nel precedente video, quindi io non perdere tempo e andrei subito ad analizzare le altre impostazioni. Quindi noi ragazzi stiamo anche andare a modificare il colore anche di questa parola qui con il tasto, andando appunto sulla parte dove è inserita, quindi col tasto quadrato, poi di nuovo su modifica overlay e andiamo a modificare col tasto quadrato il colore, ad esempio, possiamo effettuare varie modifiche sul colore. Per andare a scegliere quello che più ci interessa, ora ad esempio possiamo scegliere questo qui, il rosso giù che ho già utilizzato perciò ho salvato. Poi possiamo cancellare il testo, come ho detto io, modificare il testo e trasformarlo, cioè per diciamo andare a inserirlo dove meglio ci pare sul video principale. Ecco, ad esempio lo dobbiamo mettere qui, premiamo X per applicare e torniamo poi indietro. E ci starà qui, ad esempio. Poi abbiamo appunto in realtà non solo testi, ma possiamo anche andare ad aggiungere, diciamo, immagini importate, sticker a tema, testi, ma come ho detto prima, anche ad esempio testi in vignette. Ad esempio, possiamo anche andare ad inserire questa vignetta qui. E possiamo andare a scrivere, modifichiamo prima di tutto la durata e possiamo anche andare a scrivere un testo su questa vignetta qui, perché no? Ad esempio, partiamo da qui, aggiungiamo un altro testo, cioè un testo, e scriviamo ad esempio qualcosa, GGG, e andiamo, sempre durata di 5, la trasformiamo e andiamo quindi impostare il cursore sulla parte di testo e possiamo andare a modificarla con trasforma e andare a porla appunto in questa vignetta qui. Di cui appunto possiamo modificare anche il colore, quindi possiamo farla ad esempio impostarla verso il giallo, quindi possiamo andare a confermare e la facciamo ad esempio gialla. Poi torniamo indietro e ci sarà questa parte di testo, quindi con vignetta. E possiamo andare anche in realtà a modificare, oltre che l'overlay, possiamo andare a. Siamo a creare la clip, ce l'abbiamo detto. Possiamo anche andare a modificare la transizione, però per modificare la transizione dobbiamo prima aggiungerla. Quindi andiamo su aggiungi, che è sempre il tasto X, andiamo su aggiungi transizione e possiamo aggiungere ad esempio varie transizioni con diversi temi, ad esempio della PlayStation e non, ad esempio anche di giochi, ad esempio questa qui. Questa transizione qui, andiamo su seleziona e la aggiungiamo e questa andrà a posizionarsi alla fine della clip in questione, anche se voi la aggiungete qui, essa comunque andrà a posizionarsi alla fine della clip in questione e appunto all'inizio della seconda. Per esempio, se io voglio, ora vi faccio vedere, posizionarla in questo punto qui, no? Quindi ancora non alla fine della mini clip di 46 secondi, ma ad esempio in questo punto qui di 44 secondi. Ora noi aggiungiamo questa transizione. Una qualunque, ad esempio questa qui, la nuova transizione è troppo, ecco, perché comunque è troppo lunga per la clip in questione, quindi devo aggiungere una più breve e prendiamo ad esempio, non so, questa qui di 43 secondi, vediamo se ce la fa aggiungere, ecco, c'è l'aggiunta, però non c'è l'aggiunta a 44 secondi, c'è l'aggiunta alla fine della mini clip, quindi qui c'è sempre intanto la musica di sottofondo che abbiamo impostato. E ora vogliamo sempre andare ad esempio a modificare la transizione. Premiamo il tasto quadrato. Se non c'è bene la transizione, andiamo su modifica transizione che abbiamo aggiunto prima. E possiamo sostituire la transizione con un'altra, pure regolare il volume della transizione, andare a cancellarla. Quindi possiamo ad esempio sostituirla questa transizione qui, non ci piace più. Andiamo su. Tra l'altro abbiamo anche altre tipologie di transizioni, come ad esempio le dissolvenze, ad esempio questa roba qui. Dissolvenza sfocata, poi qui non si capisce molto, però il timeline totale poi si va a capire come funzionano le cancellazioni. Abbiamo fumetti che a me piacciono molto, ad esempio ruota pagina verso l'alto, andiamo ad aggiungere questa qui, e ce l'ha cambiata appunto come avete visto. E possiamo andare a modificare, vediamo che c'è più filtri. Non possiamo andare a modificare visto che non ci sono i filtri, non li abbiamo ancora aggiunti. Quindi andiamo prima di tutto ad aggiungerli col tasto X come sempre. Aggiungiamo tipo un filtro qualunque, filtri psichedelici, ad esempio aggiungiamo questo filtro qui.
E vedete che tutta la clip è ora, diciamo, associata, diciamo, contraddistinta da questo filtro psichedelico che possiamo andare a modificare. Quindi andiamo su modifica filtri e cancelliamo il filtro oppure impostiamo il filtro in maniera diversa, con l'intensità differente, possiamo regolare ad esempio l'intensità, confermiamo col tasto X e ci rimanda poi la thumbnail totale, diciamo quella base. Dico quella base perché poi c'è anche la timeline relativa alla musica come avete visto prima. Infatti, per passare poi a modificare anche la musica, andiamo poi sempre sul tasto quadrato per modificare, col tasto X per aggiungere. Quindi premiamo il tasto quadrato e andiamo su modifica musica per andare a modificare solamente la timeline della musica in questione, come vi ho fatto vedere comunque nel video scorso. Quindi ora col tasto cerchio torniamo a quella totale. E vi faccio vedere altre funzionalità. Possiamo anche andare a modificare il layout, però prima di tutto ovviamente dobbiamo aggiungerlo. Quindi aggiungiamo un layout, quindi ad esempio magari un layout, questo qui ad esempio, lo selezioniamo, la clip è distinta da questo layout e possiamo andare poi comunque anche a modificare questo layout, come abbiamo visto per le altre impostazioni, qui in modifica layout. Possiamo ad esempio cancellarlo, e andare a fare altre cose interessanti. Prima di tutto, per tagliare, diciamo, una parte di clip, similmente a come avveniva per la musica, noi spezziamo ad esempio nel minuto 1:27, non ci piace più questa parte clip, la spezziamo ad esempio da 1:27 fino a 1:35, la spezziamo, e poi andiamo a eliminarla col tasto, quadrato. Quindi andiamo su cancellare la clip, conferma, come abbiamo visto per la musica. Qui quindi ci sarà questo tasto, comunque continuo, quindi non si noterà neanche. E comunque sarà eliminata quella parte di clip che non ci interessa. C'è anche la possibilità di andare tramite PlayStation Camera ad aggiungere un commento, post registrazione, quindi in fase di montaggio. Torniamo col tasto cerchio per andare alle impostazioni totali della timeline e andiamo su aggiungi e aggiungiamo ad esempio traccia 2, che sarebbe la traccia audio oppure video relativa a ad esempio una voce esterna fuori campo, come sempre la nostra voce, tramite registrabile ad esempio tramite Precision Camera se ce l'avete, o possiamo andare a registrare o solamente, ora vi faccio vedere, o solamente l'audio oppure il video, cioè l'audio con il video della vostra faccia, sempre in alto a destra come webcam, oppure a sinistra in varie posizioni. Ora non me le fa attuare queste cose perché non è collegata alla session camera, però magari ora ve la collego un attimo tra poco, così vi faccio vedere meglio come funziona. Quindi possiamo anche andare ad aggiungere in realtà un'altra clip in sovraimpressione, ad esempio questa qui, possiamo aggiungere, no, questa qui, di 47 secondi, e ora vi faccio vedere, va, poi inserirsi in alto a destra quest'altra clip, quindi noi ad esempio ora usciamo, e ci sarà quest'altra clip in sovraimpressione, appunto in alto a destra. E vedete che questa lunghezza della traccia 2 è contraddistinta invece da questa, diciamo, lunghezza gialla, che infatti finisce in 1 e 12, quindi dove va a terminare anche la clip in alto a destra, che infatti scompare da quel momento in poi, perché è finita la lunghezza totale della clip che abbiamo selezionato per mettere in sovrimpressione. Comunque, tra le altre funzionalità, abbiamo anche, in realtà, queste qui sono le funzionalità principali. Vi ho già fatto vedere come tagliare, ma possiamo andare anche a modificare, ad esempio, il volume della clip di gioco per andare a aumentare nei momenti di cutscene, oppure nei momenti delle morte del gioco possiamo andarla a diminuire per far sentire maggiormente la nostra voce. Io ora vi ho attaccato, scusate, la position camera per mostrarvi appunto come si registra un audio appunto, diciamo, in fase post registrazione, quindi in fase di montaggio. Quindi andiamo col tasto X per aggiungere un qualsiasi cosa. Andiamo, come detto prima, su aggiungi traccia 2 e possiamo andare, ad esempio, in questo momento mi sto inquadrando perché c'è la PlayStation Camera. Però possiamo anche andare a registrare solamente l'audio, quindi andiamo su, prima di tutto su X e ci facciamo registrare solamente una parte di audio, quindi partiamo con la registrazione e appunto ci registra poi questo audio che poi, quello che sto dicendo a voi. Noi per esempio vogliamo terminarla qui, premiamo il tasto stop e terminerà qui. Ora ve la faccio risentire e appunto ci registra poi questo audio che poi
Vabbè, c'è questa parte di audio comunque, che ora non sente bene perché sto anche lontano dalla PlayStation Camera. Comunque possiamo anche andare a modificare questa parte di audio con impostazioni analoghe a quelle che abbiamo anche visto per la musica oppure per le clip di gioco, diciamo. E infatti possiamo andare a modificare il volume della clip, non c'è il video, c'è solamente l'audio, quindi non possiamo fare le cose di sotto. Ma ora andiamo anche a registrare una parte di video, vi faccio vedere un attimo. Ad esempio andiamo in registra video, registrazione sì, registriamo. No ragazzi, niente, non me l'ha fatta, diciamo, non ho potuto registrare, diciamo, in diretta anche il video, però l'ho registrato, diciamo, l'ho registrato e ora vi sto parlando perché mi ha bloccato registrazione di share, del tasto share, no? Perché non potevo registrare con la PlayStation Camera mentre stavo registrando questo tutorial da mostrarvi. Quindi ora comunque l'ho registrato e apparirà in alto a destra. Ora infatti usciamo da qui col tasto cerchio. Innanzitutto possiamo anche modificare, in questo caso anche il layout del PIP, quindi possiamo anche, come detto prima, impostare la nostra, diciamo, clip in sovraimpressione, in posizioni anche differenti tra di loro. Possiamo, vabbè, qui fare altre cose, però possiamo anche andare a spostarla, ecco, in basso a sinistra, esempio. Infatti mettiamo ora esempio in basso a sinistra, però possiamo anche fare scostato, perno, in alto a destra, centro, fare tantissime cose. E aggiungere dei filtri anche a quest'altra clip. E vedete che ci sta la mia faccia che quasi non si vede in questo caso perché è buio. Cioè. Per salvare ad esempio il nostro progetto, una volta che siamo soddisfatti del nostro progetto, andiamo su, col tasto cerchio, vi faccio vedere prima il tasto cerchio, andiamo su salva progetto ed esci, oppure salva video, in realtà è meglio fare salva progetto ed esci. Progetto quindi salvato. Quindi ora siamo nel menu principale e andiamo su il mio ultimo progetto. E se vogliamo ad esempio renderizzarlo, andiamo col tasto option del nostro joypad. In option andiamo con su esporta a galleria, cioè nella galleria catture, che avrà ora questa nuova voce in galleria catture Share Factory. Dove troverete, diciamo, questi progetti che avete salvato e se poi li avete appunto esportati a galleria, come in questo caso, ora non andrò a farlo, però se andate appunto in questo caso su esporta a galleria, ve li troverete nella galleria catture sotto la nuova voce, di Share Factory. Ci sono le varie voci dei vari giochi, no? Dove sono registrate le vostre clip di gioco, avrete questa nuova voce Share Factory. Possiamo anche generare anche una miniatura, quindi esempio impostare esempio possiamo impostare esempio questa qui ci piace questa immagine di gioco in particolare della nostra clip totale e possiamo andare su questa frame su questo frame in particolare e andare su genera miniatura andando su genera miniatura e salvando appunto la generazione di questa miniatura andiamo poi su cerchio quindi per uscire da questo progetto salviamo il progetto usciamo e vi faccio vedere che ora c'è il frame in particolare che abbiamo scelto come miniatura del video. Non posso neanche far vedere, diciamo, la voce in galleria catture perché non posso registrare il menu della PlayStation, ma solamente questo programma. Quindi io comunque uscirei, voglio andare a vedere se ci sono altre impostazioni da far vedere. Il tasto L3, cioè dobbiamo solamente visualizzarla, quindi vedere come in che posizione sta appunto la musica. In realtà poi queste qui sono le impostazioni fondamentali. Sto pensando ancora se ce ne sono altre. Le due per impostare il video appunto a schermo intero. Comunque si può anche ad esempio esportare questo video dalla galleria catture. Andate appunto a selezionare questo progetto. Se l'avete, come detto, esportato a galleria. In galleria catture potete comunque copiarlo in dispositivo USB, quindi in una chiavetta per poi esportarlo sul vostro computer. Ragazzi, dimenticavo che comunque vi ricordo che col tasto share le clip le salva comunque a 720 pixel per mi pare 30 frame al secondo. Quindi ovviamente esportando il progetto, questo progetto qui, a galleria, nella galleria catture, quindi il progetto finale una volta montato, tra virgolette, con Share Factory, ovviamente ve lo esporta sempre a 720 pixel per 30 frame al secondo. Quindi questa qui comunque è la risoluzione se vogliamo registrare con il tasto share della nostra PlayStation. Ci vediamo nel prossimo video sul canale che sarà probabilmente il continuo di Infamous Second Son oppure il di nuovo la carriera. Tell me that you love me.